Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Premetto subito che del seguente gioco farò un video breve, veloce, dove ve lo andrò a presentare, anche perché siamo di luglio, c'è un caldo disumano, ventilatore spento e finestra chiusa, se no si sente troppo baccano, e qui in casa faranno non meno di 30 gradi, quindi come vedete sono già bello accaldato, sto iniziando a sudare. Vediamo di descriverlo velocemente. Vi parlo di Thanerace Adventures Ultimate in questo box uscito da pochissimo tempo da un Kickstarter di successo che ha guadagnato tantissimi soldi. Un gioco che in questa edizione qui davanti, che pesa la bellezza di 15 kg, senza contare il pacco e l'imbottitura con cui vi arriva a casa, forse anche 18, dove vedete questa confezione altissima organizzata a piani, che ora vi faccio vedere. Dove all'interno c'è non soltanto il gioco base e la sua espansione, ma anche tutte quante le stretch goal e la modalità arena. Perché ricordo che Thanerace Adventures Ultimate, in questa versione Ultimate comprensiva di tutto, è un gioco PvE, quindi un dungeon crawler alla, se vogliamo, League of Dungeoneers o Hero Quest o Warhammer Quest, ma anche una modalità puramente PvP dove potrete combattere con i vostri eroi, mostri e personaggi all'interno di un'arena. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Thanerace Adventures in questa edizione Ultimate è, come detto poc'anzi, un Kickstarter che ha riscosso non un grande, un immenso successo perché è un dungeon crawler ricco, zeppo, pieno di contenuti dove, se vi ricordate dall'anteprima che vi ho fatto non molto tempo fa di League of Dungeoneers, lì all'interno ci sono, sì, 130-140 mostri, però degli standee. Qui ci sono delle miniature di una qualità altissima in plastica, classico di un gioco dell'Acmon, per farvi un esempio, di uno Zombicide o anche di un Massive Darkness. Quindi a livello di contenuto all'interno di miniature non troverete gli standee, ma vere e proprie miniature belle grosse. E ora, tra l'altro, a breve ve ne facciamo vedere alcune. La scatola, quando vi arriva, vi faccio vedere com'è, cioè fonda, guardate lì, la profondità della scatola, cioè guardate là, mi ingloba il braccio. Perché qua dentro si va a coprire il gioco e la scatola del gioco è organizzata a piani a vari livelli. Quindi ora mi alzo, quando vi arriverà il gioco a casa avrete vari livelli dove saranno organizzate le cose, che come organizer ci hanno messo anche del FOAM, va benissimo come organizer, l'unica cosa è che pesa da morire e è impossibile portarlo da qualche parte senza portarsi dietro tutta la scatola, è molto ingombrante. Quindi questo è il classico gioco che o lo tenete in associazione o lo tenete a casa, ma di portarlo a giro non se ne parla. All'interno, partendo dalla parte più alta, qua su in cima, abbiamo i tile di gioco che sono abbastanza, non sono ovviamente nel numero di League of Dungeoneers, ma questo perché? Perché nel gioco ci sono anche tante miniature, quindi comunque prendono posto all'interno della scatola, ma tutto quello che c'è basta e avanza per rappresentare il mondo di gioco, perché ripeto, anche Thanerace è un open world persistente in cui voi farete tot missioni e potete anche plasmare la storia dello stesso mondo. Quindi siete voi gli eroi, gli avventurieri, i protagonisti di questa avventura completamente cooperativa. E abbiamo tutti quanti i tile di gioco, ovviamente, e gli indicatori, i segnalini e quant'altro. Le prime miniature qua giù, che sono miniature dei mostri e le classiche basettine colorate da mettere sotto gli eroi e sotto i mostri per riconoscerli più facilmente. Il dado da gioco, che si gioca semplicemente col D20, non ci sono tantissimi dadi in questo gioco qui. E per farvi vedere da vicino un po' di miniature, abbiamo una rappresentanza di miniature che sono veramente dettagliate. Come ho detto poc'anzi, sembra veramente un gioco dell'Acmon. Sono in alcuni punti forse leggermente un pochino fragili, ma comunque, come vedete poi alla fine dei conti, in qualità e in resa finale la miniatura è veramente, veramente bella. Poi qui abbiamo una bella scatolona dove all'interno ci sono tutte quante le carte di gioco. Infatti, come vedete, sta scatolona che ho scritto Cards, e qui all'interno ci sono tutte quante le carte del gioco che sono incantesimi, oggetti magici, ovviamente carte dei personaggi, carte dei mostri, insomma tutta la componentistica delle carte è racchiusa in questa bella scatolona. E guardate, ora vi faccio vedere quanto spettacolo, che mazzi ci sono, quindi le carte dei personaggi e dei mostri, che guardate che popò di malloppone, che blocco,
E poi abbiamo tutte, dalle carte più piccole, semplicemente degli oggetti, degli incantesimi, degli oggetti speciali e cose del genere, ai mazzi di carte vere e proprie, tipo come gli incontri, le carte evento e quant'altro. Quindi comunque questa scatola è piena zeppa di roba, come se non bastasse, con la montagna di miniature che ha questo gioco, ci sono anche dei boss giganti, come questa specie di troll o orco, ogre più che orco forse, immenso con una mazza che ricorda un po' Lucille di The Walking Dead, e da quest'altra parte, vabbè, immancabile, io penso, in un gioco fantasy, immancabile metterci la figura di un drago, tra l'altro bello grosso, muscoloso, fatto veramente molto bene. E questa è la scatola delle carte. Poi altri piani, perché questa scatola è infinita, la scatola di Mary Poppins non finisce mai, quindi abbiamo altri piani di miniature, e in questa scatola ci sono tutti i mostri principali del gioco, che sono gli spettri, ora poi ve li facciamo vedere da vicino. Spettri, o comunque non morti, questo in cima, basilischi, che sono comunque figure che non devono mancare in un fantasy, un po' di cavalieri neri, predoni, perché poi non ci sono soltanto mostri, arpie, elementali, come vedete qua giù, gargoyle o gargolle, che dir si voglia, un po' di arcieri, insomma c'è proprio la classica rappresentanza un po', no, dei mostri del panorama fantasy. E poi che fai? Non ce la metti, Cthulhu? Per poi arrivare a una selezione di miniature speciali dove, tra l'altro, ci sono anche gli eroi del gioco. Quindi classici eroi che spaziano da. Abbiamo anche creature strane tipo un licantropo, che spaziano da warlock, guerrieri, in questo caso il guerriero, il picchiatore è il samurai, arciere, mago, lo spadaccino addirittura. E poi abbiamo anche altra componentistica come addirittura tipo gli scrigni e abbiamo anche dei barilotti da mettere sulle mappe e all'interno del gioco, perché questo io ricordo che è un vero e proprio, forse più anche degli altri, Morpg, perché voi inizialmente non sceglierete soltanto il vostro eroe, la pedina che vi rappresenta, ma sceglierete anche non soltanto l'eroe, ma anche la sua classe. Quindi potrete scegliere di fare un eroe che una volta è mago, una volta è guerriero, e ovviamente c'è anche il curatore, il tank, che assorbono i colpi, quindi comunque è molto interessante come meccaniche. Classico orco, berserk o guerriero che comunque è una figura sempre presente con queste ambientazioni. Poi, rulebook di un bel po' di pagine, ma comunque molto, molto semplice alla fin fine, di facilissima lettura, ve l'assicuro. È molto semplice come gioco. Sembra più complesso, ma forse Dungeoneers è più complesso di questo. Ovviamente, un dépliant col QR code di tutte quante le loro cose. E poi qua dentro abbiamo tutte quante, vabbè, ovviamente si fanno pubblicità dei loro titoli, abbiamo le planche di gioco, abbiamo il tabellone dove ci si va a muovere per giocare, perché in questo gioco, quando si va a rappresentare qualsiasi incontro o parte del dungeon, il tabellone è sempre quello. Sì, ogni tanto ci aggiungete anche dei tile, ma il tabellone dove vi muoverete sarà sempre questo, che è doppia faccia, e quando vi andrete a muovere vi muoverete con le caselle. E questi qua intorno saranno i segnapunti magari del vostro punteggio di mana o i vostri punti ferita. Quindi il tabellone dove andrete a fare le vostre mosse e i vostri combattimenti sarà sempre questo, modificato ovviamente dal dungeon o dall'avventura corrente. Poi abbiamo la mappa. La mappa della Tanaris imperiale, quindi c'è tutta quanta la mappa del gioco, e tra l'altro, come vedete, ha dei segnalini e dei colori. Perché, e qui ovviamente la fase cittadina, perché è una mappa vivibile, quindi non è soltanto una mappa di gioco, non la appendete al muro, è una mappa dove sopra si gioca per gli spostamenti e le azioni cittadine. E poi abbiamo tutto il resto dei manuali qua giù, che sono gli extra, che è tutta quanta roba, ad esempio questo sono gli extra degli stretch goal, del Kickstarter, missioni aggiuntive, regole e quant'altro, e poi gli ultimi due manuali, che sono dalla parte 1 alla parte 4 dell'avventura, della campagna vera e propria. Concludo dicendo questa presentazione di Tanaris Adventures in versione Ultimate. La versione Ultimate, ovviamente, è questo compact comprensivo del Kickstarter. È un gioco molto interessante. Ovviamente, come per tutte le cose, ci sono cose che mi hanno colpito, altre un po' meno, cose piaciute, altre no. Ad esempio, forse la grafica e come sono fatti i personaggi lo vedo un po' troppo Korean style. Quindi abbiamo il classico, cioè non ci vedi il goblino brutto tutto gobbo, ma ci vedrai sempre l'elfa alta, bionda e quant'altro, la guerriera qui che sembra la maga, che sembra Cleopatra, insomma, sono tutti belli, sono tutti fighi. Lo stolpio è brutto, qui non c'è, non è contemplato, quindi comunque
è un po' nel classico stile coreano, però comunque il gioco è veramente molto interessante. Io vi lascio in descrizione tutti quanti i loro link, se volete andare a vedere sul sito, perché magari c'è anche un late pledge per acquistarlo, o una versione che comunque non sia l'ultimate, ma il gioco è acquistabile. Quindi vi lascio il link in descrizione. Se cercate un dungeon crawler, l'avete trovato, però due cose. Uno, vi serve un tavolino molto più grande di questo, perché è un gioco che richiede tantissimo spazio, richiede tantissimo tempo, perché comunque è organizzata a campagna. Non è Ira questa, si fa una missione, buonanotte al secchio. No, qui i personaggi progrediscono, possono morire, possono guadagnare abilità, cioè la storia stessa cambia a seconda delle vostre mosse, quindi non potete fare un'avventura singola, non è contemplato. E l'ultima cosa, è un gioco da 15 kg. Quindi ragazzi, l'avete visto, è organizzata a piani, la scatola è perfetta, l'hanno fatta benissimo, però ve lo dovete portare dietro, cioè ti immagini a portare sto malloppone. Qui ci giocate nel punto dove lo tenete, ecco, da portarlo a giro, secondo me, non è indicato, rischiate di spaccarlo, di perdere anche roba, perché poi ce n'è talmente tanta che è un attimo dimenticarsi qualcosa fuori. Veramente, veramente molto interessante, e vi lascio il link per darci un'occhiata in descrizione. Ho visto che è andato molto bene il video di League of Dungeoneers, date un'occhiata anche alla possibilità che usa Tanneress Adventures, che secondo me non ha assolutamente niente da invidiare a nessun altro dungeon crawler. Ciao, alla prossima!